ADI, Associazione per il Disegno Industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Franco, iniziamo a parlare della vostra presenza qui al Salone del Mobile quest'anno e poi andiamo a dettagliare un po' di più la partecipazione alla categoria, all'ADI e a progetti di comunicazione condivisa. Ma innanzitutto il Salone ormai è un evento che in cui le aziende italiane ma anche estere devono esserci, è l'evento numero uno al mondo per il mondo del mobile. La nostra presenza quest'anno è molto importante, nel senso che ci presentiamo con una varietà di nuovi prodotti. Abbiamo fatto due conti nel 2017 tra Colonia e Milano, sono circa 15 nuovi prodotti, tra veri nuovi prodotti e aggiornamenti della collezione. Giusto per segnalarne un paio, abbiamo fatto una nuova collaborazione con Francesco Rota che ha portato al sistema di sedute di divani Cosy. Abbiamo con Jean-Marie Massot aggiornato la collezione Flow, che per noi rappresenta comunque il prodotto in assoluto più importante in termini di sedute al momento. Abbiamo aggiornato anche la famiglia Random, che è un altro prodotto iconico dell'azienda, che è quella libreria che ai tempi ha un po' cambiato lo stereotipo della classica libreria con mensole parallele. E poi abbiamo instaurato una nuova collaborazione ancora con Claudio Bellini, che ha portato al sistema di tavoli Axi, che è un sistema che permette di avere dei tavoli indoor, outdoor, ma anche allungabili, che era un prodotto che ci mancava. Sentivamo passare le persone, tante delegazioni, anche di studenti, molti sono anche persone che conosco, facendo un po' di attività didattica. E a proposito di attività didattica e di comunicazione, l'importanza del sistema Design Italia in qualche modo è data anche dall'appartenere a un'associazione storica come ADI, che sappiamo è nata da metà degli anni 50 e che si inventa con voi, con le aziende che poi siete i veri sostenitori assieme ai progettisti, delle iniziative, no? per portare avanti questo messaggio del sistema Design Italia. Ma guarda, io credo sia fondamentale, comunque il Made in Italy è un qualcosa che ci contraddistingue nel mondo. La tecnologia, seppur stanno venendo avanti anche altri paesi, quello che riusciamo a fare in Italia non è da poco, e quindi è giusto poi partecipare ad associazioni di questo tipo che promuovono anche l'Italia nel mondo, è un qualcosa secondo noi di fondamentale. Già lo era prima con l'azienda che ci rappresentava prima, ma grazie a Dio poi ci è capitato di vincere il Compasso d'Oro anche con MDF in maniera inaspettata, ma è stata una cosa molto 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 bella, quindi ritengo sia fondamentale per un'azienda italiana far parte di questo tipo di associazione. Senti, scherzando, hai accelerato quando hai detto Compasso d'Oro, no? E nelle interviste anche precedenti piace proprio sottolineare questo. Io tra l'altro ho avuto l'onore di presentare un'edizione a Roma del Compasso d'Oro. Dire che il Compasso d'Oro è tornato a essere un premio veramente molto importante e molto apprezzato, ambito, no? Non che non lo sia stato, ci mancherebbe, però sono stati anni in cui forse c'era un po' troppo understatement nei confronti del Compasso d'Oro, anche perché è stato un po' riorganizzato, c'è una nuova frequenza, quindi è assolutamente un Nobel, un Oscar. Ma sono d'accordo, io poi sono giovane, però sempre sentito parlare del Compasso d'Oro come il premio in assoluto più ambito a livello, non Italia, ma a livello mondo per quanto riguarda l'industrial design. Quindi ritengo, e per quello che mi hanno raccontato e per quello che ho imparato e ho appreso in questi anni, che sia il Nobel dell'industrial design. L'ultima battuta, visto che sei giovane, lo stai dichiarando, non dico digitale, nativo digitale, ma quasi. L'ADI sta lavorando sui video, sta lavorando sui social network, sta lavorando sui profili personali. Se dovessi ipotizzare qualcosa, una richiesta che le singole aziende, ma i singoli individui possono chiedere a un'associazione come l'ADI, che cosa ti può venire in mente? Questo dovrei chiederlo più a mio fratello, che si occupa di questo. Io credo che sia il futuro, però ormai tutti, ma dalle aziende che devono farsi conoscere, alle aziende già esistenti, già strutturate, già conosciute, alle grandi multinazionali, sono presenti sui social network. E poi soprattutto avere il social network non è una vetrina, ma è un qualcosa che va sempre sempre arricchito, foto, video, ma contenuti, quindi non è una cosa da fare in maniera banale.
Cosa richiederei? Sinceramente io adesso in questo momento non ne avrei la minima idea, ma sicuramente è deve essere un qualcosa che permetta alle persone, quindi a chi poi andando sui social network vede questi contenuti o questi... Adesso funziona molto anche il gaming che sui social, proprio dell'azienda, delle agenzie che sono specializzate nel creare dei giochi e far diventare questi giochi virali. È un mondo nuovo. Visto che ce l'hai avuta l'idea del gaming. L'ho sentito, negli ultimi tempi se ne parla molto. Però è un mondo nuovo, quindi ben venga qualsiasi cosa che riguarda tutto ciò che è social media, perché secondo me è il nuovo modo di comunicare. Anche perché il gioco, come diceva Munari, è una cosa molto seria. Grazie. Seria e divertente. ADI, Associazione per il Disegno Industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.